Referendum, atto secondo. I cittadini sloveni sono di nuovo chiamati alle urne per esprimersi sulla legge sulla costruzione e gestione del secondo binario della linea ferroviaria di Vazia-Capodistria. Un primo referendum abrogativo si era già tenuto a settembre del 2017 e non aveva raggiunto il quorum, dando così il via libero al progetto da 1 miliardo di euro. Gli oppositori della legge però hanno chiesto l'intervento della Corte Suprema, sostenendo che la campagna elettorale non era stata equa e corretta. I giudici hanno dato loro ragione e hanno stabilito la necessità di ripetere il referendum. Il premier Miro Cerar, forte sostenitore del progetto, si era così dimesso e sono state convocate elezioni anticipate il prossimo 3 giugno. Nell'attesa del voto, oggi si tiene il secondo referendum sulla legge. Questo è uno degli sviluppi infrastrutturali chiave per il Paese. È anche importante modernizzare l'intero sistema ferroviario, spiega il presidente del Parlamento sloveno. Gli oppositori sono critici soprattutto sul finanziamento della tratta, sulla società di scopo istituita dal governo per la gestione e sul coinvolgimento dell'Ungheria come partner potenziale. I sostenitori invece sottolineano i contributi già approvati dall'Unione Europea, la creazione di posti di lavoro e la necessità del progetto.